ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi volevo fare un aggiornamento sugli acquisti che ho fatto per Sofia. E diciamo che ho comprato qualche tutina così, qualche body. Come body siamo veramente ormai arrivati, quindi ne ha parecchi. Poi come tutine anche, però anche ancora qualcosina la prenderò di colorato. Comunque cominciamo subito con i vestitini, con i bavaglini nuovi che ho preso, e poi passiamo alla sezione, diciamo, bagnetto, perché ho preso anche bagnoschiuma, insomma un po' di queste cosine. Comunque, allora, la prima tutina che è nuova è questa qui rosa. Questa mi è stata regalata ed è questa 3-6 mesi, quindi questa è più grandetta rispetto a quelle che ho. Comunque questa mi è stata regalata. Poi io ho preso qualcosa su Zalando, però vorrei ancora vedere di fare un acquisto su Chiavi, perché ho visto delle magliettine veramente carinissime. Comunque su Zalando ho preso questa tutina qui. Vorrei metterla per l'ospedale, però mi sembra grandetta. Questa è 0-3 mesi, però per i primi giorni in ospedale mi sembra un po' troppo grandetta. Comunque è un cotone caldo, quindi posso anche adoperarlo dopo. Mi è piaciuto tantissimo perché ha questi ricamini qui. È veramente carinissima, un amore, con questi fiorellini nel colletto. Poi sempre su Zalando ho preso tre body, e questi tre body erano tutti insieme, sono stati, mi sembra, sul 9,75 euro, così. Su Zalando è molto comodo, anche perché quando c'è l'opzione, l'opportunità, che quando arrivano i prodotti, quindi a consegna, si può pagare senza dover pagare il contributo. Quindi diciamo che è abbastanza comodo. Comunque questi mi sono piaciuti tantissimo, ve li apro, questi sono già lavati, infatti ho fatto già anche una lavata, questo di qui, poi vi faccio vedere quale c'era insieme a questo, poi c'era questo bianco, la marca è questa. Quindi quello fucsia, questo bianco, e poi ce n'è un altro. Il cotone è ottimo, veramente sono super soddisfatta di questi body. E poi c'è questo con le stelline. Carinissime. Questi li ho presi misura 1-2 mesi, quindi veramente il cotone è bellissimo, sono rimasta super soddisfatta. Poi passiamo ai bavetti, che come avete detto voi non bastano mai, quindi ne ho presi altri, ma ancora sicuramente ne prenderò. Li ho già messi qui perché in questa sacca, perché li ho lavati, sia quelli che vi ho fatto vedere l'altra volta che questi nuovi. Vi faccio vedere. Allora, ho preso questo qui. Poi questo. Poi questo, sono in spugna, di qualità veramente ottima,
poi ho preso questo qui. Questo. Tutti molto molto carini comunque. Questo. E questo. Sempre che è uguale questo a un altro. Comunque, per adesso questi. Questi già li ho tutti lavati, quindi li metto dentro questa busta così non si sporcano. Poi passiamo invece, c'è un altro vestitino qui, perché questo l'ho preso diciamo per il primo giorno, o vediamo i giorni per l'ospedale. È un coprifasce molto molto bello ed è questo coprifasce qui. C'è sia la magliettina ovviamente che anche il pantaloncino, il pantalone. Mi è piaciuto perché con questo tulle qua sotto sembrerà una ballerina. E quindi l'ho preso immediatamente con i bottoncini dietro. E poi c'è questo fiorellino qui, bellissimo. Comunque questo è un altro acquisto. Devo comprare però altri almeno due di questi vestitini per l'ospedale. E questo è uno, ancora questo lo devo lavare. Poi passiamo al lato bagnetto. E allora cominciamo, ho preso quasi tutto della Mustella per il bagnetto. Ho preso questo dermodetergente corpo e capelli della Mustella. Questo qui, aspettiamo che metta a fuoco, eccolo. Questo è un Mustela, il tuo dermodetergente, delicato, corpo e capelli, deterge e protegge. È un formato grande di 500 ml, niente, ne ho sentito parlare parecchio bene della Mustela e poi fa un odore bellissimo proprio di bambini, meraviglioso, quindi l'ho preso. Mi sembra che è costato sulle 9,90 se non sbaglio. Poi sempre della Mustela ho preso la crema del cambio, per il cambio, sempre Mustela. Questa è quella 1, 2, 3, previene lenisce e ripara irritazioni e arrossamenti. E questa era in offerta a 5,50 euro. Questa qui. Ed è 100 ml. Ne ho sentito parlare benissimo, quindi ho preferito prenderla anche perché era in offerta. Quindi. E poi ho preso questo olio sempre della Mustela per i massaggini. C'è scritto olio idratante per il massaggio, idrata e lenisce. Quindi ho preso anche questo, un odore sempre buonissimo. Poi ho preso un profumino della Chicco, acqua di colonia. E questo era anche in offerta, e, mi sembra in offerta, mi sembra 7,50 euro, quindi l'ho preso. Ah,
un odore, ragazzi, spettacolare. Poi ho preso diciamo, per pulire il nasino, la pompetta per pulire, non è una pompetta, questa è della Chicco, ed è proprio una cosa più, diciamo, professionale, però semplice da usare per pulire il nasino alla bimba. Poi ho preso questi quadrotti morbido cotone, sempre della Chicco, perché in caso di, diciamo, di cambiare la bambina in modo più veloce, posso pulirla immediatamente con questi. E poi ho preso un pacco di pannolini che porterò in ospedale, però ancora ovviamente ne dovrò prendere chissà quanti ancora. Comunque, per l'ospedale ho preso questi, gli Huggies bebè, e di questi c'è la misura 1 e 2, ho preso ovviamente la 1, però mi sono accorta che proprio questo modello qui fanno solo la misura 1-2, perché poi fanno un'altra misura, vediamo se c'è, ecco qui, ecco, 1 e 2, e poi fanno gli Huggies bimba che vanno da la taglia 3 alla 6, e anche la Huggies quella bimbo. Comunque mi hanno consigliato questi pannolini, poi ovviamente li proverò e vedrò come mi trovo, eventualmente li riacquisto, casomai cambiamo pannolini, marca di pannolini, anche perché ho sentito tante opinioni discordanti su varie marche, anche sui Pampers, no, non so, vediamo. Poi ho preso le coppette assorbilatte, che erano anche queste in offerta, della Nuvita, coppette monouso assorbilatte per il giorno. Ne ho preso una confezione da portare in ospedale. Poi ho acquistato questo kit della medicazione dell'ombelico, e ci sono 14 compresse pretagliate per ombelico e 7 bende a rete ombelicali, quindi non so, l'ho preso così per sicurezza, non so come andrà, cosa ci vorrà per l'ombelico, comunque io l'ho preso. Niente, ragazze, adesso io riposo di nuovo tutte cose, perché le avevo già un pochino organizzate. Niente, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacione, ciao!